La bagatella numero 3 dell'opera 119 inizia in re maggiore. Quindi Beethoven vuole dare un'atmosfera allegra e serena, anche un po' salottiera e svolazzante a questo brano, almeno nella prima parte. Inizia quindi in re maggiore. Questi due cancelletti indica che siamo nella tonalità di re. In più, un tempo in 3 ottavi, quindi vuol dire un tempo in un movimento. E, come vedete, l'andamento è questo, una specie di svolazzo, uno svolazzo, svolazzi, svolazzi. E la prima parte sembra indicare un brano molto tranquillo, proprio da salotto aristocratico. Ma nella seconda parte Beethoven improvvisamente fa sentire questi accordi imperiosi, accompagnati da questo movimento della mano sinistra, abbastanza imponente e forte. Un ulteriore episodio. Appena appena lieve, poi chiede di ritornare di nuovo all'atmosfera un po' così serena e tranquilla di un pianoforte da salotto e conclude invece nella parte finale di nuovo con questo andamento aggressivo quasi, molto forte, molto intenso. E tra l'altro si nota che nel finale, eccolo qua il finale, riprende assolutamente dopo due pause, riprende esattamente la stessa linea, con le stesse identiche note, come un piccolo saluto finale.